Presentazione nella sede della Regione Campania della Fondazione ITS Capodimonte MADE Academy. Si tratta di un istituto tecnologico superiore che avrà sede proprio a Capodimonte e proporrà corsi biennali post-diploma per giardinieri specializzati, designer maker della ceramica e del gioiello. Il direttore del museo e del Real Bosco di Capodimonte, Sylvain Bellinger. Il giardino, secondo me, è sempre l'arte. Il giardino è proprio il modello del migliore rapporto che l'uomo può avere con la natura. Aprire una scuola per me è un orgoglio e una cosa di un'importanza fenomenale. Victor Hugo diceva: aprire una scuola vuol dire chiudere un carcere. E questo ci credo moltissimo. Il direttore della Fondazione ITS Capodimonte Campania, Walter Luca De Bartolomeis. È importantissimo investire sui giovani, offrire loro opportunità di lavoro sul territorio perché non debbano coronare i loro sogni e i loro progetti di vita altrove, ma connettendoli con i comparti produttivi non solo riattiveranno la filiera dei singoli comparti, ma si determineranno reali e concrete opportunità di lavoro e di crescita per i giovani e per il territorio. Tra gli organismi di formazione STOAC, Clayform, Casa Artigiani Formazione e Ricerca e Simpresa, azienda speciale della Camera di Commercio di Napoli, presieduta da Fabrizio Luongo. L'azienda speciale della Camera di Commercio di Napoli partecipa a questa bellissima iniziativa della costituzione di questo ITS Academy per la formazione non solo per il tema dei giardini ma anche per i preziosi e per la ceramica che avrà il luogo a Capodimonte, un punto di eccellenza del vero Made in Naples. È stato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a voler approfondire i temi e le potenzialità di questo nuovo ITS. Siamo orgogliosi come Regione Campania di aver finanziato questo ITS, cioè questo momento di formazione post-diploma per specializzare i giovani nel campo del giardinaggio, dell'arte dei gioielli, dell'arte della porcellana. Sono grandi tradizioni di artigianato, di manualità, ma di vera e propria arte, che fanno di Napoli una delle realtà più conosciute al mondo dal punto di vista della cultura. Noi dobbiamo essere bravi, dobbiamo rivitalizzare queste grandi tradizioni formando i giovani.